Redona all'esterno Demone Nero, poi ha fatto partenza, ha accettato la partenza anche Sarferrosa insieme all'erede di Nelson, e all'interno rimane Art di Su, mentre in coda, attardato dopo la partenza incerta, Wen Sunny. Così concorrenti sulla piegata, con Demone Nero che dall'esterno è sceso in corda per conquistare la leadership della gara nei confronti di Redona stessa, che galoppa nella sua scia, avendo a sua volta in schiena Arte di Su con di fuori la compagna di allenamento Sarferrosa, e poi più indietro un po' attardato Wen Sunny. Così concorrenti a metà del rettilineo opposto all'arrivo, con Demone Nero sempre in leggero vantaggio nei confronti di Redona, poi accompagnata pesantemente Sarferrosa, che prova a seguire il duo di testa, poi anche Arte di Su che prova ad intervenire, ma ancora lontano, con Demone Nero che è in vantaggio al completamento della piegata, che mette addirittura d'arrivo Redona, però è lì, Redona che attacca a questo punto Demone Nero, che prova a ripartire lungo la corda, Redona che attacca Demone Nero, i due che si staccano in lotta, con Demone Nero all'interno, Redona di fuori, Demone Nero che è ancora davanti su Redona, a questo punto Federico che ha rubato il tempo, Demone Nero su Redona, Demone Nero tiene a bada la favoritissima Redona, poi per la terza Art di Su, Sarferrosa, l'erede di Nelson, il rallentato Wen Sunny, ancora lui, Federico Bossa, un demonio sul tracciato, i colori del signor Cabizza, il treno di Emilio Premoli, Demone Nero a suo agio sul tracciato amico, sulla superficie direi amica, tiene a bada Redona, e poi per la terza, come detto, Art di Su. Vince il numero 1 di Demone Nero, al secondo il 4 di Redona, al terzo il 2 di Art di Su, 1-4-2. Ovviamente ancora ufficioso, 3-0-7 la quota in chiusura per il vincitore.